ben trovato a tutto il nostro pubblico. Anche oggi vi vogliamo accompagnare lungo un viaggio dove tenebre e dolore sembrano mescolarsi. Il fatto è questo. Accade che tantissime persone si riuniscano in gruppo per pregare. Queste persone hanno un unico denominatore comune, cioè quello di aver perso un familiare, molte volte un figlio ancora piccolo. Cosa fanno? Queste persone pregano e dopo aver pregato reccano il silenzio. Che vuol dire reccare il silenzio? Vuol dire si registra senza nessun suono in questi capannoni, in questi hotel, quello che accade. Dopo queste persone riascoltano quello che è stato registrato e si sentono delle voci. Cosa sono queste voci? Sono voci dall'aldilà. Per cominciare questa storia dobbiamo andare in una cittadina emiliana dove tutti questi gruppi si sono riuniti e sono talmente tanti che sono diventati una sorta di convention, una sorta di convegno. Vediamo cosa succede in questi convegni. Tantissime persone affollano questo convegno del Movimento Speranza. Siamo a Cattolica, località dell'Emilia Romagna. Qui si sentono le voci dell'aldilà. I cari estinti parlano attraverso i registratori, suoni che diventano voci e ricordi di persone che non ci sono più. Tanta gente qui si affranca dalla disperazione e tutto sembra luccicare. Basta davvero poco. Cosa occorre per fare metafonia? Allora, una volta si usavano i registratori a cassette, oggi siamo nel 2012, usiamo i computer. Cosa ci vuole? Ci vuole una radio. Beata chi può avere una radio a valvole, perché pare che siano le migliori, ma non si trovano più. Basta comunque una semplice radio transistor. Ieri sera noi abbiamo registrato veramente con una radiolina, alla quale abbiamo messo, siccome eravamo in un piano seminterrato e pensando di non poter ricevere molto, che non arrivasse il segnale, abbiamo messo un filo della luce, un filo tipo per fare un'antenna, e l'abbiamo messo fuori dalla finestra e poi le voci sono arrivate come se sono arrivate. Ecco, quindi basta una radio, quindi benissimo anche una radio di queste moderne, l'importante è che abbia le onde corte, fate attenzione se dovete comprarla, che abbiano le onde corte, e poi un computer che può essere un computer portatile, un computer qualsiasi. Quelle che si sentono spesso sono parole senza senso, almeno così sembra, anche se colpiscono il cuore di chi le ha registrate e la commozione si percepisce. Chi sono? Da dove vengono queste voci? Non sono di questo mondo. Gruppi come quello della Speranza nascono in ogni città. Si prega, si condivide, ma soprattutto si ascoltano i messaggi dei defunti e qui si insegna come fare a catturarli. In che modo? Con la fede e la speranza. Tutto questo si chiama metafonia. È la tecnica di captare, mediante l'uso di un registratore o anche della radio, frasi non provenienti dall'ambiente circostante e che si suppone provengano dal mondo ultraterreno. E l'oltretomba, in questo modo, sembra essere meno distante, meno lontano. Figli persi a causa di un incidente d'auto, familiari morti per cause naturali. Il buon ricordo sembra diventare tangibile, prende forma. Diventa una voce, un sussurro. E su tracce audio come questa nascono riflessioni, paure, angosce. Appunto, la speranza di essere ancora con loro. Non ho fatto troppo, è proprio troppo.
metodo per usare, per registrare queste voci ha un nome ben preciso, si chiama metafonia. Cos'è la metafonia? È appunto la tecnica che consente di registrare le voci e poi appunto riascoltarle. Questo può avvenire anche con l'aiuto di altre componenti come per esempio l'acqua. Quello che noi oggi vi faremo vedere e faremo ascoltare soprattutto sono ciò che è stato registrato da un esperto grazie alla tecnica della metafonia e lo ha fatto in presa diretta con la nostra troupe. Guardiamolo insieme. I mezzi sono questi della metafonia. È un registratore a cassetta, veramente sono delle cassette di 45-60 minuti, vecchio tipo, ormai quasi introvabili. Un registratore con un contagiri e che c'ha, logicamente, si può mandare sia avanti che indietro con review, in buona sostanza. Un microfono esterno per evitare i rumori del rumore stesso, del trascinamento della cassetta. E abbiamo una bacinella dove praticamente aprendo un rubinetto scorre dell'acqua che giocando con l'acqua con le dita praticamente modifichiamo un pochino il tono dei rumori. Posto il microfono, viene posto su una sedia, deve stare a una distanza da 1,5 metri, 2 metri dalla fonte rumorosa e praticamente apriamo, mettiamo la cassetta. E dopo aver fatto quello che ho detto io, praticamente un momento di riflessione, di preghiera, eccetera, eccetera, si inizia a fare il contatto, l'esperimento del contatto vero e proprio. Quindi scorre l'acqua e questo rumore che sentite viene registrato e questo dura praticamente una quarantina di giri del nastro nella cassetta in termini di tempo circa un paio di minuti, quindi si gioca un pochino con l'acqua e si registra tutto questo, poi si cerca di trovare le voci nella registrazione del nastro. Si porta il nastro, praticamente si riavvolge tutto il nastro, si riavvolge il nastro e alla fine si fa il riascolto, il cosiddetto riascolto. Il riascolto che è una cosa anche lunga, perché può durare anche un paio d'ore, anche di più, dipende da quante voci si riescono ad ascoltare, voci sotto il rumore dell'acqua, quindi che devono essere voci che hanno un senso compiuto. Adesso andiamo ad ascoltare una voce che è molto importante, si sente anche il taglio un pochino del rumore dell'acqua, O Christus, quindi lo sentiamo in un momento. Ecco il taglio del rumore. O Christus. Ecco. Ecco, qui ha appena detto O Christus, lo faccio risentire. Lo sentite O Christus? Ecco, e adesso dirà una seconda voce, con che cosa è immediato, attenzione. Quindi la frase è O Christus, con che cosa, sono due voci. Adesso passerà un secondo, non di più, e si sentirà come una serie di voci, una specie di coro che dice parola, parola, parola vera. Lo manda avanti. Quindi, come si sente, queste frasi hanno una loro logica.
Ora, il punto è questo. Noi abbiamo la massima comprensione e il massimo rispetto per quelle persone, per il dolore che queste persone hanno. E sappiamo benissimo cosa si può provare o possiamo immaginare quello che si prova per la morte di morte prematura improvvisa, a volte anche violenta, di un figlio o di un familiare. Però allo stesso tempo non possiamo esimerci da dire la nostra anche in questo campo. E visto che parliamo di un campo molto particolare, non possiamo che guardarlo e spiegarlo e cercare di spiegarlo con un paio d'occhiali particolari, che sono appunto le lenti del Magistero e del Catechismo della Chiesa Cattolica. E per avere lumi abbiamo chiesto al più grande esperto di questi fenomeni, che è padre François d'Hermin, che oltre ad essere un esorcista è anche il presidente del GRIS. Il GRIS è un'associazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana che si occupa anche di questi fenomeni, oltre che delle varie religioni e delle varie sette. Ascoltiamo insieme cosa dice. In realtà si tratta di un fenomeno di spiritismo vero e proprio, ecco, e questo cercherò di farlo capire. Nel senso che non è che il morto, il defunto si presenta spontaneamente, ecco, però si presenta dietro una evocazione, dietro quindi una messa in atto di vari procedimenti che porterebbero poi a consentirci di comunicare con il caro estinto. Per cui è spiritismo vero e proprio. Una seduta spiritica generalmente comporta una certa ritualità, no? Il cerchio attorno al tavolo, toccandoci le mani, poi c'è la presenza del medium, eccetera. E quello che importa è perché succeda qualche cosa, non dico un contatto con il caro istinto, ma qualche cosa, ci vuole la presenza di un medium. Se una persona di sua iniziativa e con delle doti medianiche per conto suo evoca qualcuno, non è una seduta spiritica vera e propria, perché manca appunto il contorno rituale. Però è spiritismo lo stesso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito la condanna, e sono state numerose le condanne dello spiritismo nel corso della storia della Chiesa. L'ha ribadito e sottolineando che con questo peccato, si tratta di un peccato, l'uomo cerca di sfuggire ai limiti impostoli dalla condizione umana. I limiti sono di tempo e di spazio. Grazie alla magia, grazie allo spiritismo, l'essere umano cerca di sfuggire a questi limiti e quindi non si abbandona alla volontà di Dio, che l'ha posto in questi limiti, ma non l'ha posto in questi limiti per tenerlo, ecco, in questi limiti. L'ha posto in questi limiti perché questi limiti fanno parte della nostra condizione umana. Se non li avessimo, saremmo degli angeli, saremmo Dio stesso, ma siamo degli esseri umani. E essere umano vuol dire avere dei limiti di tempo e di spazio. Per il momento noi stiamo parlando insieme, non con qualcuno, stiamo parlando in una determinata città e non siamo un'altra città, e questo è il nostro limite, non possiamo essere ovunque. E non possiamo essere qui, nell'aldiqua, e essere lì, nell'aldilà, ecco, come desideriamo. Per cui si tratta di una mancanza grave, perché non ci si cala, ecco, nel quadro di vita che il Creatore ci ha assegnato e che è caratterizzato dallo spazio e del tempo. E quindi si manca di abbandono, ecco, al Signore stesso e alla sua volontà. Queste voci possono essere frutto di autosuggestioni, questo non c'è dubbio. Io ho letto vari testi, ecco, di persone che si sono abbandonate a delle esperimenti di metafonia, oppure addirittura ricorrendo al videoregistratore, non solo al registratore, no? Per registrare anche delle immagini.
si vede benissimo in questo libro che queste persone non sono nemmeno loro sicure di quello che sentono o di quello che vedono. Forse sarà la voce di mio padre, forse devo riascoltare perché... No, già è molto complicato. Già l'immediatezza del rapporto interpersonale viene persa. No, già questo ci dovrebbe mettere sul chi va là, perché come mai un rapporto interpersonale dovrebbe essere così complicato? No? E per cui queste persone effettivamente, ecco, sentono quello che vogliono sentire, molto spesso. Se succede davvero qualche cosa, e può, non lo escludo affatto che succeda qualche cosa, allora questa voce non può provenire da Dio, perché Dio queste cose le ha proibite sin dall'Antico Testamento. Deuteronomio 18, non si trovi in mezzo a voi chi interroga i morti. No, ed è una proibizione che è frequente nell'Antico Testamento. La Chiesa, quando condanna lo spiritismo, non lo fa in un modo arbitrario, perché la Chiesa è depositaria della parola di Dio. Il ruolo della Chiesa è quello, tra le altre cose, di porgere lungo i secoli all'umanità, ecco, la parola di Dio. La Chiesa lo proibisce perché la parola di Dio lo proibisce. E quindi se avviene qualche cosa durante una seduta spiritica oppure durante uno di questi esperimenti, ecco, svolti nella propria casa, mentre anche se uno è solo, se succede qualche cosa di sicuro non può essere il morto nostro che interviene. Assolutamente, questo Dio non lo permette. Dio non permette questo colloquio automatico, senza problemi, immediato, ecco, con l'aldilà. Ancora una volta, se questo dovesse succedere, noi non saremmo più, non saremmo né carne né pesce, saremmo di qua e saremmo di là. E questo non, Dio non lo può permettere, ma non lo può permettere per rispetto alla condizione umana che Lui ci ha dato, per rispetto della nostra natura umana che abbiamo e che è legata allo spazio e al tempo. Lo abbiamo sentito, Padre Dermin è stato chiarissimo, chi pratica questi esperimenti pratica lo spiritismo, quindi è come se si facesse una seduta spiritica. E io voglio ribadirlo ancora una volta, anche a costo di essere ripetitivo, abbiamo rispetto per il dolore di queste persone e noi non ci permettiamo di giudicare nessuno, però la Chiesa ci dice che queste pratiche corrispondono allo spiritismo. E ovviamente diamo anche per scontata la buona fede di queste persone, però la Chiesa ci insegna e ribadisce che anche se queste pratiche vengono precedute o succedute da preghiere cristiane, parliamo sempre di spiritismo. Diciamo che la metafonia è già una seconda parte del convivio, nel senso che c'è un convivio al primo piano dove ci sono relatori, dove ci sono gli incontri tutti i martedì dalle 17 alle 19, mentre al primo piano, qui dove siamo adesso, si sperimentano i contatti, quindi si fanno sperimentazioni e contatti con l'oltre. Questo perché lo facciamo? Lo facciamo innanzitutto perché crediamo nell'oltre e cerchiamo di capire sempre di più. E cerchiamo anche di dare conforto a quei genitori che hanno, e quelle persone, non solo i genitori, ma anche chi ha una moglie, un fratello, eccetera, eccetera, che ha nell'oltre, per rafforzare in loro, dare una speranza, un'ulteriore speranza, ecco. Ma si avvicinano tante persone, le persone, generalmente persone che sono nel dolore, nel lutto, ma si avvicinano al convivio in genere, anche studiosi, semplici curiosi. Diciamo che noi comunque il convivio, essendo una realtà, un'associazione di ispirazione cristiano-cattolica, cerchiamo sempre di tenerci nell'ambito della nostra religione e anche durante tutti i contatti che noi cerchiamo di fare chiediamo protezione e comunque sono contatti che cercano di dare conforto e avere un insegnamento spirituale.
Il contatto è un contatto, uno può essere fatto in tante maniere. Uno dei contatti che noi facciamo al convivio, quindi sperimentiamo da diversi anni, è quello con l'acqua. Certo, non sono voci limpidissime, ci vuole un orecchio metafonico, diciamo, per ascoltarle, ci vuole anche molta pazienza, anche perché qualche volta vengono delle voci abbastanza chiare e altre volte invece capita di non avere quasi nulla. Noi diciamo che siamo delle persone che cercano di capire l'oltre, di avere un contatto nell'oltre, con l'oltre, ma un contatto a cuore aperto, sincero. Cerchiamo di aiutare anche, una delle opere che fa il convivio è di aiutare i genitori che sono in depressione, che sono genitori che distrutti dal dolore. Diciamo che noi cerchiamo di aprire questo contatto con la Chiesa. Ci sono sacerdoti che in qualche forma sanno e non ci contrastano, altri sacerdoti che sono totalmente chiusi a questo tipo di a queste tematiche, insomma. Ecco. Io penso perché non conoscono il convivio, perché il convivio, prima di venire a fare una sperimentazione qua sotto, a chi frequenta il convivio insegna molto la religione, parla della Trinità, parla dei Santi, parla di tutto quello che può essere un contatto con l'oltre, per cui penso che sia un fatto che magari veniamo qualche volta associati a delle sette, ma non è il caso del convivio. Il convivio ha uno scopo proprio di dare speranza ai genitori e di studiare questa materia. D'altronde il suo fondatore, il professor Filippo Liverziani, ha scritto 17 libri su queste tematiche. Beh, si avvicinano tante persone, per lo più quelle persone che sono state toccate dal dolore. Quindi persone che in qualche modo cercano i loro cari, diciamo, in un modo un tantino più tangibile, ecco. E quindi però devo precisare che qui noi non evochiamo l'entità. Qui è un canale aperto e sentiamo nella speranza di sentire delle voci che ci diano un messaggio spirituale. Quindi siamo aperti verso il bene, non verso il male, ecco. L'acqua è uno dei sistemi, io penso che sia un sistema che ha dell'energia e che comunque non crea confusione in noi, nel senso che se uno facesse questi contatti, o chi lo fa, poi dopo dipende da ognuno di noi logicamente, ma noi lo facciamo con l'acqua perché l'acqua, sentire le voci nell'acqua è diverso che sentirle alla radio. Alla radio potrebbe essere anche un contatto, un'onda, eccetera, eccetera. Invece noi l'acqua, diciamo che sentiamo le voci, quando le sentiamo e che sono anche sufficientemente chiare, sono voci che noi presumiamo che vengono veramente dall'altra dimensione. Abbiamo una ragionevole certezza, convinti, la convinzione a asserire che quello che noi percepiamo, che sentiamo è una voce dell'altra dimensione, io non lo dirò mai, perché non ho una controprova. Ci teniamo, però ci crediamo. La cosa curiosa che in qualche modo ci appunto incuriosisce sempre di più è che siamo a conoscenza, abbiamo il sospetto che anche alcuni sacerdoti o alcuni religiosi, sempre in totale buona fede, partecipano in modo diretto o indiretto a questi esperimenti. Abbiamo visto, per esempio, siamo certi che durante uno dei tanti convegni di questi movimenti che hanno un nome, si chiamano Movimenti Speranza, vengono preceduti tali convegni anche da messe, da riti, quindi celebrazioni eucaristiche e quant'altro. E allora ci siamo domandati, ma è lecito, non è lecito? Cioè la contraddizione per noi è questa: se la Chiesa Cattolica con il suo magistero e per bocca dell'autorevole Padre Dermin ci dice che chi pratica questi esperimenti sostanzialmente pratica lo spiritismo, com'è possibile allora che alcuni religiosi o sacerdoti invece vi partecipano? L'abbiamo chiesto sempre a Padre Dermin e sentiamo come ci ha risposto. Per l'esperienza esorcistica che ho e di tutti gli esorcisti, ecco, dobbiamo essere convinti di un fatto. Chi tocca queste cose si avvicina a una fonte che è diabolica.
E molte delle persone che fanno magia e spiritismo, ecco, devono poi ricorrere all'esorcista. La maggior parte, direi anzi, dei pazienti, degli esorcisti, lo diventano perché hanno avuto dei contatti con la magia in generale, lo spiritismo in particolare. Il pericolo è grossissimo. Non c'è una regola. Io conosco delle persone che hanno fatto spiritismo per anni e che, almeno per il momento, sono vive e vegete, stanno bene, non hanno problemi. Ecco. Però ne ho conosciute altre che, sin dalla primissima seduta, sono state colpite da ossessioni, voci, hanno sentito le voci dentro di sé, ecco, bestemmie, urla, minacce, eccetera. Ecco, sin dalla prima seduta spiritica. Ma ancora una volta, no? Dobbiamo capire una cosa, no? La magia, lo spiritismo sono appunto dei mezzi ai quali ci affidiamo per raggiungere uno scopo che apparentemente Dio non ci consente di raggiungere. Non potendolo raggiungere con i mezzi che Dio mette a nostra disposizione, i mezzi della nostra natura oppure anche che derivano dalla rivelazione di Dio, allora noi, l'essere umano, ricorre a dei sotterfugi, ricorre a delle scorciatoie per raggiungere lo scopo, o quello che, cioè pensando di raggiungere lo scopo. Per cui ricorre, non so, alla magia, va dalla cartomante per sapere se un suo esame andrà bene o male, o se una persona è affidabile o meno, ecco, anziché comportarsi da essere umano, no? Per cui è sempre un modo per raggirare una volontà di Dio che noi consideriamo come troppo limitante. Dio non mi dà quello che desidero, allora ricorro alla scorciatoia o a questo raggiro per ottenere quello che voglio. Ed è lì, è ovvio che il demonio si infila lì, perché il demonio ha proprio lo scopo di allontanarci da Dio, per cui è lui che ci porta su quella strada. E se noi assecondiamo questa tentazione, è ovvio che poi il demonio rischia di prendersi quello che gli spetta. Ci sono delle disposizioni precise della Conferenza Episcopale che non accetta che si celebrino delle messe nei luoghi di culto, poi non se ne parla neanche, in queste occasioni precise. Per cui questi sacerdoti, tutto sommato, ecco, si pongono al di fuori di una norma precisa della Conferenza Episcopale Italiana, o perlomeno dei vescovi italiani. Ormai i vescovi hanno capito l'antifona, per cui quando sanno che un gruppo di questo tipo si raduna nella propria diocesi, proibiscono che vengano celebrate delle messe nelle chiese, assolutamente. Che poi queste messe vengano celebrate negli alberghi dove ospitano questi convegni, questo è un altro discorso. Purtroppo, allora, il sacerdote che la celebra, a mio avviso, si rende colpevole di una disobbedienza, ecco, nei confronti della Chiesa. La Chiesa non proibisce queste cose così tanto per farlo, ma lo fa per aiutare le persone. E io, quello che ho già discusso con qualche sacerdote, ecco, che fa quello che le ho detto prima, ecco, che accompagna questi genitori magari per celebrare loro la messa, ho detto: guarda, tu con il tuo comportamento ti trovi ad assecondare questi genitori non li metti in guardia nei confronti dei pericoli che corrono. Il primo grosso pericolo è che non elaborino il lutto. Questo è il primo grosso pericolo, perché questa ricerca di contatti attraverso dei procedimenti ben precisi, ecco, no? Questa ricerca di contatti, in ultima analisi, nasconde il rifiuto della morte. Cosa avviene della morte? Avviene che non abbiamo più un rapporto sensibile con il caro estinto. No, noi non perdiamo questo contatto sensibile. Io capisco perfettamente
la tentazione che rappresenti lo spiritismo per un genitore che perde un figlio. Deve essere una cosa lacerante, tremenda, ecco. Forse lei che ha un figlio, forse lo capirà, ecco. Però deve essere davvero lacerante. E capisco allora la forza di questa tentazione. Però se queste persone assecondano la tentazione, la prima conseguenza è che non elaborano il lutto, cioè cercano tramite lo spiritismo o questi contatti medianici di ripristinare il contatto sensibile con il caro estinto. E questa è la caratteristica dello spiritismo, no? E così facendo, ripeto, la persona non elabora il lutto e diventa sempre più dipendente di questi contatti, no? Le persone a un certo momento, anche per affrontare dei problemi, i loro problemi quotidiani, non riflettono più, non ragionano più con la loro testa, ma vanno dalla medium o chiedono al caro estinto che cosa devono fare o meno. Io ho conosciuto dei genitori che per anni, no, utilizzando il registratore, ecco, cercavano di interpellare la loro figlia. Per dire il vero, loro non sono mai riusciti a farlo, questi genitori. Non sono mai riusciti, nonostante i loro sforzi, a raggiungere o ricevere delle comunicazioni dalla loro figlia, tra virgolette, ecco, deceduta. Però tramite una medium, ecco, ricevevano delle risposte e loro hanno preso delle decisioni che hanno impedito loro, per esempio, di avere un altro figlio. Perché la figlia morta, tra virgolette, lo proibiva. E questo assolutamente, vedete che queste persone si mettono su un binario morto, ecco, letteralmente, no? O che li porta verso il precipizio. Grazie a Dio, questi genitori dopo 6 anni o 7 si sono resi conto che non era la loro figlia che c'era dall'altra parte. Non c'era la loro figlia. Anche se questo spirito aveva fornito delle cosiddette prove di identità, magari chiamando la mamma con un nomignolo che solo lei poteva sapere. Ma questo anche i demoni lo sanno, il nomignolo che un figlio usa nei confronti della mamma, eccetera. E se ne può servire per accreditare questo tipo di comunicazione. Per cui il primo rimprovero che io faccio a questi sacerdoti è di non aiutare i genitori ad elaborare il lutto in una maniera normale. Io ho seguito molti genitori che sono stati colpiti da lutto e ho visto la differenza tra chi ha fatto ricorso a dei medium per mettersi in contatto con i cari estinti e a chi non l'ha fatto. Chi l'ha fatto ha raggiunto sin dall'inizio una certa serenità o apparente serenità, mentre gli altri arrancavano, comprensibilmente, perché immersi nella sofferenza, a volte anche nella disperazione. Ancora oggi mi colpisce il fatto che un autorevole esponente come Padre Termin indichi quali sono i pericoli reali di chi pratica lo spiritismo e nella fattispecie questi esperimenti. Si rischiano le ossessioni diaboliche. Le ossessioni diaboliche, appunto, rientrano in quelle che sono le azioni straordinarie del maligno. Ci chiediamo, e lo chiediamo anche a voi telespettatori, qual è allora il metodo giusto per ricordare e onorare i defunti. Ne parleremo durante la prossima puntata. Sappiate che comunque quello che è il Magistero della Chiesa ci impone una forma che non deve essere necessariamente, anzi assolutamente, evocativa nei loro confronti. Oggi e solo per ora il Vade Retro finisce qui, l'appuntamento come sempre e per la prossima settimana. Grazie ancora a tutti.